troviamo oggi in Calabria, nell'azienda di proprietà della famiglia Statti, che dal 1600 vive in questi 500 ettari di terreno. L'Agricola Lenti produce olio, vino e latte di qualità grazie a vigneti, uliveti e all'allevamento di bovini da latte. La società, grazie al suo impegno per l'ambiente e la necessità di valorizzare anche il territorio in cui vive, ha scelto di installare un impianto biogas. Andiamo a scoprirlo. Siamo in compagnia di Alberto Statti, uno dei proprietari dell'Agricola Lenti. Signor Statti, quali sono le attività principali della sua azienda? Intanto ci troviamo a Lamezia Terme, siamo all'interno di un'azienda storica della piana di Lamezia Terme, esiste da circa il 600. È un'azienda plurisettoriale, spaziamo dall'olivicoltura alla vitivinicoltura, all'agrumicoltura, alla zootecnia, ai bovini da latte e l'agroenergia. È un'azienda che si estende complessivamente su 500 ettari e storicamente si basava su due settori, il settore olivicolo, all'interno del quale è presente la cultivar più diffusa in Calabria. Da questa otteniamo un olio extravergine di oliva che confezioniamo in azienda e distribuiamo poi in Italia e all'estero. L'azienda vitivinicola si basa su circa 100 ettari, produce vini autoctoni con delle varietà tipicamente calabresi. Accanto a questi ci sono anche delle varietà internazionali che vanno a comporre anche alcune etichette della nostra azienda. I bovini da latte rappresentano il settore principale della nostra azienda. Abbiamo circa 300 bovini in lattazione. Il latte che produciamo viene conferito ad una centrale del latte presente in Calabria, l'Assolac. Siamo in partnership con Granarolo e quindi utilizziamo i canali distributivi della Granarolo. Da cosa è nata l'esigenza di installare un impianto biogas? L'esigenza di installare l'impianto di biogas proviene dalla necessità di diversificare un po' le attività e gli investimenti all'interno dell'azienda stessa. Avendo la stalla avevamo a disposizione deiezioni animali e quindi quale migliore occasione per realizzare l'impianto dei biogas? Oltre al fatto che avendo in azienda diversi scarti di lavorazione provenienti per esempio dalla lavorazione delle olive, dalla quale otteniamo la sansa, che è un ottimo prodotto per la produzione di energia, oltre ad avere la possibilità di approvvigionarci di pastazzo di agrumi, che è un altro sottoprodotto della lavorazione industriale degli agrumi, anch'esso utilizzato per la produzione di energia, e poi nei seminativi dell'azienda, oltre a soddisfare, a produrre alimenti per soddisfare le esigenze della stalla, riusciamo anche a produrre quei prodotti utilizzabili nell'impianto di biogas. Abbiamo trasformato delle criticità in risorse. Di che tipologia di impianto stiamo parlando e come utilizzate i vettori energetici? Abbiamo realizzato un impianto da 999 kW. L'impianto produce energia elettrica che immettiamo completamente in rete, ma anche energia termica. L'energia termica viene utilizzata per soddisfare le esigenze delle abitazioni che ci sono nelle immediate vicinanze dell'impianto, ma anche in cantina attraverso un impianto di rigenerazione che trasforma l'energia termica calda in energia termica fredda. Quali vantaggi state ottenendo grazie a questo impianto? I vantaggi sono quelli derivanti sicuramente in termini economici dalla produzione di energia elettrica. Abbiamo dei vantaggi anche per l'utilizzo dell'impianto di trigenerazione in cantina. Abbiamo un ulteriore vantaggio perché abbiamo ridotto la presenza di concimi chimici a fronte dell'utilizzo del digestato proveniente dall'impianto.